Tu dici quando sei in diretta. Ok, siamo in diretta. Siamo in diretta. Ok. Allora, un attimo, condividiamo sempre la diretta da qui. Salutiamo un po' tutte le persone che ci guardano, se già c'è qualcuno che ci guarda. Un pochettino. Buon pomeriggio a tutti, a tutte. Grazie per questa chiacchierata, Jenny. Grazie a te per la disponibilità. Allora, un po'. Ok, siamo in live, confermo, condividi, perfetto. Siamo in live. Ecco fatto. Vai. Allora, per chi insomma non conosce Vincenzo, faccio gli onori di casa. È un carissimo amico e make-up artist, insomma si occupa appunto di ritoccare le posine, le modelle, insomma tutto quello che vi capita di truccare. E siamo diventati amici dopo, ecco, diversi lavori che abbiamo svolto insieme e oggi ci troviamo qua che, insomma, per parlare un po' di quello che è la connessione fra la fotografia e il settore matrimonio, shooting, moda, tutto quello che, insomma, che è collegato. Ci sei, Vincenzo, mi senti? Ti sento. Ok, ci sono delle persone che ci guardano, noi iniziamo, le salutiamo. Ok, Vincenzo, ti lascio a te la parola. Allora, innanzitutto volevo ringraziare te per questa chiacchierata così speciale, perché di solito non è da me fare delle dirette. Lascio spazio a tante altre persone, anche perché davvero se ne dicono di tante, di tutte e di più, condivisibili o meno, poi ovviamente. Quando mi hai chiesto di chiacchierare un po' del tema della sinergia tra make-up e fotografia, allora lì ho dovuto dire per forza di sì, anche perché penso che noi truccatori sulla foto e sulla luce non ne sappiamo mai così tante rispetto a voi che siete E fotografi. quindi è qui che nasce la connessione, appunto, il rapporto tra le due figure. Assolutamente, assolutamente. Questo problema, diciamo, della luce è nato sin da subito per me da un punto di vista, diciamo, proprio formativo. Perché nei vari corsi che ho fatto la luce è stata sempre qualcosa di indispensabile, ma la concentrazione di voler imparare a truccare non ci ha mai fatto focalizzare sull'importanza della luce. Questa cosa però poi ne è venuta fuori nel tempo, andando poi magari in situazioni di backstage o magari a casa di alcune spose alle 5 e mezza, 6 del mattino, dove appunto la luce era All'alba. all'alba, dove la luce, forse la luce naturale non c'era, ecco, quello è stato. E però devo dire che negli ultimi anni mi ha salvato una certa ring light, che è questa luce appunto, questo Magica. cerchio, questa luce gigante, cerchio artificiale, che ti dà la possibilità di poter truccare anche in primissime ore del mattino senza luce e di enfatizzare le tonalità dei colori appunto del make-up senza che poi questi virino durante la giornata in altri colori, no? Perché il problema più grande è quello, Allora, della luce. diciamo che possiamo distinguere due macro settori che sono fondamentali. Il settore del cerchiale, che è quello insomma, di cui, insomma, che io prediligo, perché fondamentalmente faccio foto di matrimoni, e poi c'è il settore moda. Abbiamo collaborato insomma, su tutte e due tipologie attuali e possiamo ecco, constatare due cose fondamentali. Insomma, per il matrimonio,
uno cerca di utilizzare una luce un po' più naturale, soprattutto anche tu, ho visto mentre trucchi, usi la ring light, ma perché in genere vai all'alba di mattina, quindi non è luce, devi avere della luce buona per poter iniziare a truccare. Però, come tu, ci siamo anche detti precedentemente, anche tu preferisci una natural beauty, giusto? Ricordo bene? Sì, assolutamente, assolutamente. Anche perché un look naturale per le spose, e magari utilizzare, suppongo, dei prodotti che siano matti, quindi non lucidi, che non riflettano la luce, che contengono il sudore e che possono essere duraturi, per tutta la giornata, per quanto riguarda ma infatti Gianni, per quanto riguarda il trucco, sicuramente, e per la sposa in particolare, bisogna comunque capire che ci sono delle caratteristiche indispensabili per il trucco. Certo. Innanzitutto la sposa deve comunque sentirsi a proprio agio nel make-up realizzato, e questo è qualcosa che vai comunque a definirlo in un primo appuntamento con la sposa, realizzando anche la prova trucco sposa. Certo. Perché è proprio lì che inizia davvero il l'iter, per poi arrivare al giorno del matrimonio, dove tu vai comunque soltanto a realizzare quello che hai studiato in precedenza con la sposa, no? E poi è fondamentale sicuramente anche l'armonia tra il make-up e l'acconciatura e l'abito. Questo è qualcosa che io chiedo ovvio, sempre. Per cui tu fai diverse prove, so insomma che ti vedi con le spose diverse volte per fare le più prove, per trovare quello che poi è il look. Ma guarda, in realtà non sono più prove, in realtà potrebbe essere anche solo una prova, e capire soltanto attraverso, diciamo, delle domande, perché spesso magari non tutte le spose hanno una personalità definita, ma non perché non ce l'abbiano personalmente, però la personalità della sposa è qualcosa che deve essere definito, secondo me, insieme ad un professionista, che può essere l'atelier, che può essere il make-up artist, certo, il fotografo, certo. Perché loro sono anche un po' confuse, no? Certo. Quindi a volte capita anche solo una prova. E spesso dico io, il lavoro fondamentale non è solo quello fatto e praticato, il risultato finale, ma è tutto quello che c'è prima. Tutto, assolutamente, assolutamente. Il lavoro di capire, di entrare sempre in empatia alla fine con gli sposi, perché poi comunque oggigiorno si truccano non solo le donne, si è messo per, diciamolo apertamente, c'è anche per lo sposo un minimo di... un minimo di ritocco occhiaie, diciamo, un minimo di, esatto, giusto per comunque enfatizzare un pochettino tutti ci siamo dico pubblicamente, però comunque c'è da dire che quella giornata, cioè il matrimonio, non è quasi nulla di improvvisato, sia da un punto di vista di make-up, ma forse la fotografia non è che improvvisata, me lo puoi anche dire tu, insomma, credo che sia è soltanto qualcosa di live, non improvvisato. Le spose stanno amando soprattutto non solo un trucco luminoso, ma matto ma luminoso nella base, no? Però che dia luce, solarità, che enfatizza questi punti. Esatto, ma stanno anche amando tantissimo questi scatti così presi al Vincenzo? Ci sei? Siamo? Sì. No, dicevo, le spose amano comunque vivere la giornata in maniera non stressata, non certo, e questo soprattutto nella foto, no? Allora, io ad esempio, parlando di me, io ho uno stile che mi prevale, ok, che è ben visibile, insomma, uno se vede tutte le pagine social, se vede il sito internet, riesce a capire quello che è lo stile che a me piace ed è quello che poi in realtà io vado a vendere.
E anche però c'è da dire che c'è anche una sposa che può preferire una tipologia di foto più glamour. E nella glamour è quella tipologia di foto dove, ad esempio, questa qui che vedete in live è una luce glamour, non è una luce naturale, è una luce tutta artificiale, con questi colori, eccetera. E si può ricreare tranquillamente anche per foto di fatti a casa delle spose, ed è in questa tipologia di foto, con gli obiettivi teleobiettivi, quelli da ritratto, che si possono vedere proprio tutti i lineamenti della sposa, fra cui si emerge anche il make-up. Quindi magari per quella tipologia di sposa, che si sa che è un po' più gli piace la foto glamour, allora col trucco si fa qualcosina di più spinto, se vogliamo proprio definirlo così. Sì, assolutamente. Il discorso è stare soltanto attenti, soprattutto nel trucco, poiché deve essere il trucco sposa, deve essere un trucco durevole nel tempo, no? Perché considera che spesso ci capita di truccare una sposa alle 5:30-6 del mattino. Sì. E il trucco è magari entrare in quel gap dove magari il trucco non è più luminoso, ma diventa lucido. Anche perché la giornata è lunga, è piena di emozioni e il make-up assolutamente deve essere al passo, no? Soprattutto quando poi c'è la difficoltà della condizione proprio climatica in essere. Logico che gran parte degli eventi si svolgono nei mesi più caldi e quindi è lì che si vede proprio la bravura del make-up artist, insomma, anche dei prodotti che utilizza, che poi c'è da dire, insomma, tu sei uno di quelli che so utilizza i migliori prodotti sul mercato, è sempre il meglio per le tue spose, ed è logico che per il tuo trucco è quello che dura tutta la giornata, è logico. Più ma ti dirò, io devo comunque ringraziare alcuni insegnanti che mi hanno fatto capire che una differenza anche tra un trucco professionale e un trucco commerciale. Non c'è da screditare assolutamente il trucco commerciale, però per un evento del genere sicuramente bisogna utilizzare un trucco professionale. So che anche tu hai avuto un tuo percorso formativo molto importante, giusto? Abbastanza, sì, ho iniziato comunque con la scuola Gilcagnier, poi ho studiato alla Stefania d'Alessandro a Roma, facendo poi un corso alla Barbican School di Londra, e dove appunto ho conseguito una World Class Qualification per truccare le nordiche e le asiatiche. Sì. E poi tornando ho collaborato con un'agenzia per Max Factor, e quindi era un canale più, ecco, commerciale, più profumerie. Però è stata, per me è stata la scuola. E certo. Lì ho iniziato a fare tanta pratica, e poi sono subentrate delle collaborazioni con alcune agenzie di moda per degli shooting fotografici, e poi successivamente una collaborazione con Marc Jacobs per Sephora. E quindi già stiamo entrando. Sì, già lì i prodotti cambiavano anche perché il gruppo Sephora all'interno ha tanti, è un multi-brand dove all'interno ci sono sicuramente tantissime aziende e a livello professionale alte come Makeup Forever, Clarence, NARS, Dior, quindi lì ho cercato di provare, no? Di acquistare delle cose per provare, per capire la durata del prodotto. Purtroppo su questo non siamo dei bravi, come posso dire, bravi esperti. Cioè dobbiamo comunque, il prodotto va provato. Va provato. In base ai soggetti, insomma, ci sono dei prodotti che reagiscono in un certo modo da pelle a pelle, ad esempio, no? Sì, ma è fondamentale anche la cura della pelle, certo. Tu lo sai, Jenny, lo sai meglio di me, certo. Spesso magari l'utilizzo del Photoshop è fondamentale, ma non perché per la resa di una foto, perché a volte io spesso mi capita che quando incontro una sposa, la prima cosa che facciamo è sempre un'analisi della pelle.
perché parte tutto da lì. L'esecuzione del trucco è sempre qualcosa che deve essere in sinergia con una pelle pulita. E quindi preferisco consigliare il trattamento prima dell'evento. Sì, assolutamente. Spesso mi capita di consigliare spose fare una pulizia viso 20 giorni, 30 giorni prima dell'evento, o di fare un trattamento creme, quindi una, proprio una skin routine 2-3 mesi prima. La pelle poi è un organo, quindi reagisce. Non è semplicemente questa zona qua, ma in genere tende anche, ad esempio, io ti ho visto operare anche in zone che non è solo viso, io ti ho visto operare anche alla schiena, se un vestito era un po' più scollato. Sì, perché spesso magari capita anche di all'ultimo minuto di magari di aiutare una sposa dove magari può succedere che 4-5 giorni prima fai una cera e questa cera magari provoca una follicolite. Esatto, quindi in 4-5 giorni non riesci a risolvere il problema e ti capita di ritrovartela poi magari nella giornata dell'evento. Quindi là allora, devi andare con in genere quello che chiedono alcuni sposi, mi dicono, Genova, ma secondo te, se ad esempio c'è un matrimonio da buttare a settembre, ottobre, ok, questi mesi così, e mi chiedono, ma secondo te andare in vacanza prima del matrimonio, quindi abbronzarsi, cioè quella abbronzatura da mare, è gradevole dal punto di vista fotografico, sì o no? Io dico, è sgradevole dal punto di vista del make-up. Ma allora, dal punto di vista fotografico non lo so, magari dopo ce lo spieghi tu. Dal punto di vista dal punto di vista del make-up, io non amo tantissimo, perché va sempre a finire che quella abbronzatura da gelo è impossibile provarla, no? Nel senso, si tende sempre comunque ad arrossarsi o tantomeno a ustionarsi. Sì. Non ci si rende conto che, ti faccio un esempio, Jenny, quando vai a prendere il sole è corretto magari proteggere la zona ripeti un attimo. Sì, quando magari quando ci si espone al sole. Sì. Quando ci si espone al sole, la zona delle mucose, la zona perioculare, sì, è qualcosa che va protetta al massimo. Perché questa zona, che comunque che per noi è anche occhiaie, no? Che è già scura di per sé, perché è congenita, con il sole, con i raggi del sole si accentua. Certo. Quindi, in maniera molto povera, l'occhiaia diventa più scura, una macchia. Allora, infatti, è così, perché è la posizione del sole che in realtà cambia nel corso della giornata. Ci sono appunto diversi punti di illuminazione, in base alla posizione del sole il rapporto fra luci e ombre cambia. Ad esempio, alle 8 del mattino ci sarà sicuramente una luce molto bella, morbida e anche bilaterale, una luce che possa dare tridimensionalità a una foto. Quindi questo problema delle occhiaie non è molto, insomma, accentuato. Ad esempio, invece, sai, dopo lo svolgimento del rito religioso, in genere, prima di recarsi al ristorante, si fa una tappa per fare un po' di foto agli sposi. È in quel momento lì che questo problema che tu hai appena, insomma, accennato è fortissimo. Perché c'è un sole fortissimo e si trova praticamente nella zona alta dei soggetti, si mette proprio sopra la loro testa. Quindi immaginate una fonte di luce fortissima che spara dall'alto, schiaccia tutte le luci a terra, e motivo per cui si allungano non solo le occhiaie ma proprio tutte le ombre del viso. E per questo motivo qua che c'è, insomma, l'utilizzo del flash, ma non solo. Il flash viene utilizzato appunto proprio per schiarire, non solo dal punto di vista creativo, per fare dei giochi di luci, ma viene utilizzato soprattutto per togliere questi problemi di macchie e di queste cose che rendono scure la pelle, eccetera.
Certo. Ma non solo, si utilizzano. Allora, ho trovato una foto proprio del nostro lavoro che adesso condivido. Così facciamo vedere a tutti. Allora, aggiungi allo stream. Allora, ho trovato una foto che è questa qua. Mi dici se la vedi? Si vede? Si dovrebbe vedere. Ok, allora, questa foto qui è una foto di uno shooting che abbiamo organizzato a Palazzo, se non ricordo male, si chiama Palazzo Palumbo, Palazzo Cacciapuglio, Palazzo Palumbo, qui a Giuliano, non ricordo il nome, magari poi mi correggi tu. E, allora, in questo caso qua, questa è una foto fatta in interno, non è una foto di quelle fatte sotto al suolo, perché non ci è capitato di farle insieme, però questa è la strumentazione che viene utilizzata. Praticamente si è, aspetta, cosa ho combinato? Eccola qua. Praticamente c'è questo è un grande softbox e dentro c'è un flash ed è lo stesso che può essere utilizzato per gli eventi, insomma, per quando poi ci sono quelle situazioni di luce molto particolari. Questo strumento tende a dare una luce molto morbida e appiattisce tutte le, insomma, le ombre che ci sono sui nostri soggetti. Queste sono alcune foto, anche questa qua, sono proprio foto di backstage che facciamo al volo con il cellulare, questo sei tu. Ecco, anche qui in questa foto, anche in questa foto qua, soprattutto queste sono foto di moda che noi facemmo, se ricordi. Non so che fine hai fatto, non ti vedo più. Aspetta, vediamo un po' che è successo a Vincenzo. Vincenzo è caduto, sono rimasto da solo. Diamo un po' di tempo. Allora, io faccio una cosa. Allora, nel frattempo Vincenzo ritorna. Eccolo. Sì, è caduta la linea. Mi fai rivedere la foto perché non... Perché sei caduto? Aspetta, Allora, dicevo, spiegavo l'utilizzo di questo softbox che utilizzammo in uno shooting che facemmo. Sì. Le vedi adesso? Sì. Allora, è appunto questo strumento che all'interno c'è un flash e che risolve questi problemi di illuminazione. Qui l'abbiamo usato in interno anche per un uso creativo, se vogliamo. Infatti abbiamo dato delle immagini come questa, anche se non era proprio necessario utilizzare questo flash, però comunque utilizzandolo al di là della creatività aiuta, insomma, ad ammorbidire la pelle e con l'utilizzo di Photoshop, insomma, si completa tutta l'opera. Poi ecco, poi qui ci sono altre foto. Questa ad esempio è una foto fatta a luce naturale. E ovviamente in questa condizione di luce non c'era una luce fortissima, la modella stava riposta sotto all'albero, quindi con l'ombra dell'albero il problema non era ben visibile. Ecco, okay. Questo è invece che, che sei al lavoro. Questa è la ring light che ti consigliai, giusto? Sì, esatto, è quella che poi tu mi hai proposto per l'acquisto, che indispensabile. Allora, io la utilizzo pure, insomma, quando vado sui matrimoni e la trovo, mi piace pure fare proprio delle foto con questa ring light. Sì, ma infatti voi fotografi siete innamorati di questo attrezzo. Vabbè, è la luce, quindi voglio dire, ma a me personalmente serve soprattutto in condizioni estreme. Dove capita che magari non tanto nei periodi estivi, perché il caldo, diciamo, nei periodi estivi a volte preferisco anche truccare proprio all'aperto, quindi su un terrazzo, su un balcone. Sì. Alle 6:30 già c'è luce, c'è una forte luce naturale, però in inverno magari con matrimonio gennaio. Ti sento un po' a tratti. Anzi, la connessione è un po' scarsa. Un po' più complicata.
Vincenzo? Jenny? Ecco, io ci sono. Non ho capito l'ultima frase che hai detto. Ok, io ci sono. No, dicevo che a volte poi con la ring... C'è Vincenzo che ha un po' di suppongo, problemi di linea. Allora, volevo, insomma, se avete delle domande, appena Vincenzo ritorna disponibile... Ah, eccolo, eccolo qui, un attimo, lo... Ci sei, Vincenzo? Eccomi. Niente, dicevo... Sì, nostri... sì, dicevo... Oi, ci sei? Io? Sì, ti sento. Allora, dicevo, se c'era qualcuno che ci vedeva, se voleva fare qualche domanda, così rispondevamo in diretta. Mm. Vai, continua, dimmi pure. No, è appunto il problema più grande, Jenny, che sia sicuramente il caldo, no? Il caldo estivo è comunque un nemico per il trucco. Certo. Perché comunque è lì che, essendo il trucco comunque cioè, cosmetico che va applicato comunque sulla pelle, e la pelle tendenzialmente suda durante la giornata, e il wedding comunque deve assicurare una performance almeno di 12-14 ore, è fondamentale l'utilizzo appunto di prodotti professionali. Questo poi c'è da dire che è fondamentale che durante la giornata la sposa abbia un kit da ritocco. Ah, bene. Io ci credo tantissimo a questa cosa, perché negli anni ho capito che ci sono delle zone del nostro viso che comunque si ossidano, no? O i prodotti svaniscono, come per esempio le labbra. Le labbra ci si bacia. Avevo una domanda da farti, appena finito... Sì, le labbra ci si bacia, si saluta, si beve, si mangia, le mucose respirano. E quindi di per sé una tinta labbra, che può essere la più performante, o magari un rossetto, io consiglio sempre un ritocco delle mucose. Come per esempio, mi senti? Sì, sì, ti sento. Sì, come per esempio uno spray fissante. Ah, non utilizzeremo più la cipria, ma uno spray fissante leggero, fresco, che dia comunque ancora di più durata del make-up, no? Certo. Però che mantenga comunque un effetto leggero, non stratificato, perché negli anni passati la cipria, un eccesso di cipria, ha portato comunque a polverizzare il viso. Ho trovato questa foto che pure, ecco, quando dicevamo... Quando dicevamo, non ricordo come si chiamava questo palazzo dove facevamo questo shooting. Ma questa in realtà era una villa Liberty dei primi del Novecento, che poi è stata per tanti anni una caserma della finanza. Ah, ok, giusto, non mi sfuggiva il nome. Ecco, vedi, in questo caso abbiamo fatto... aspetta, ho combinato un disastro. Allora, qui ritornando sempre alle foto glamour, perché poi è in questa tipologia di foto che si vede di più, ecco, dove si è palese il trucco. Per quanto riguarda invece il matrimonio, facendo una tipologia di foto un po' più reportagistica, il trucco non è più un elemento proprio subito di impatto, no? Ecco, vedi, qua è utilizzato un softbox di quelli molto, molto grandi, che era alla sinistra della sposa, così ha eliminato quelli che sono i riflessi di luce sul suo video ed ha appiattito, ecco, tutte le i suoi difetti. Questo era quello che volevo farti vedere. Anche altre immagini sono molto belle. Questo è sempre quello spot. Questo faceva Palazzo Palumbo, giusto? Guardo bene? Sì, assolutamente. Anche questa è una bellissima location. Qua c'erano molte ore di trucco che facesti a queste ragazze. Ricordo, insomma, che sei stato proprio un bel po' di tempo a ti sei impegnato moltissimo. Sì, dai, ci siamo divertiti. Allora, invece, in quest'ultima foto che ho messo qui, insomma, ho effettuato
nonostante il tuo trucco è impeccabile, penso sia palese anche l'utilizzo, quello che era del fantomatico Photoshop. Qui ecco c'era il problema, come accennavi prima, delle labbra, delle mucose, che abbiamo, insomma, così, e poi abbiamo semplicemente aggiunto un po' di luce negli occhietti, appunto proprio per, ecco, per tirare fuori questo ritratto, così, insomma, preciso. Bella. Dirla così. Dovevi farmi una domanda? Che domanda mi volevi fare? Hai detto quanto, che voglio fare una domanda. Allora, no, il fattore stress. Ok. Quanto influenza? Io noto che quando sono stressato ho tanti problemi. Dalla barba che non mi inizia a crescere bene, che mi cresce, insomma, così, alla pelle che si spacca, alla forfora, insomma, cioè la pelle con cui si mette sempre male. Suppongo questa cosa sia anche per la donna, non credo che sia un problema solo per... Ma io penso che lo stress... Ti è mai capitato di andare da un medico e quando non riesci a capire il problema, l'origine del problema, ti dice è stress. È stress. Cioè, lo stress, esatto, lo stress è qualcosa, sicuramente è qualcosa di... che accomuna un po' tutti, no? nel percorso della vita, ma è sicuramente qualcosa che porta poi a dei disturbi psicosomatici al nostro corpo e non solo alla nostra mente. E questo può provocare appunto delle reazioni, come per esempio, io per esempio soffro molto di colon irritabile. Colon? Magari ecco tu forse... Ci sei, Jenny? Sì, io ci sono. È a te che ti vedo che la linea va via. Ci sei? Sì. Ti sento, Jenny. Pronto? Jenny? Ehi. Ah, ok. No, dicevo che appunto c'è... Quindi i disturbi psicosomatici possono provocare appunto dei problemi, come per esempio... Quindi lo stress bisogna tenerlo a bada. È una cosa che è un problema reale, dico, questa cosa che lo stress può incidere anche sulla pelle, quello insomma intendevo. Sì, ma guarda, in realtà sicuramente le spose, se parliamo nello specifico delle spose, le spose ne ho conosciute varie, alcune vivono il matrimonio come un gioco. Altre invece. Quindi si divertono anche nella preparazione. Altre lo vivono invece come un qualcosa da organizzare al minimo particolare, perché deve essere tutto perfetto. Sì. Quindi secondo te, in base anche a quelle che sono le spose, così che reagiscono... Genio, non ho capito. Quindi in base a, secondo te, a come il carattere della sposa e come prende insomma la rivoluzione, sì. No? Il fattore dello stress... Sì, è molto personale, è una situazione molto personale. E poi... Sì, è molto personale. La connessione un po' scarsa. Ma tu sei con... Io vedo che va tutto bene, anche su Facebook. È la tua linea che ogni tanto va e viene. Che non è delle più stabili, se vogliamo dire così. Quindi Vincenzo è andato... Non c'è. Siamo rimasti da soli. Non vedo che ci sono domande in particolare. Volevo fare un altro paio di domande a Vincenzo. Nel frattempo, se qualcuno che ci sta guardando vuole fare insomma qualche domanda a ragazze che si devono sposare o insomma
anche chi non, chi vuole qualche consiglio. Eccolo, forse è ritornato, vediamo un po'. No, non c'è ancora, non c'è, ancora non c'è. E va bene, io insomma direi, volevo salutarvi con l'arrivo di Vincenzo. Vediamo se c'è. Ci sei? Ecco, sì. Ecco fatto, ecco fatto. Vabbè. Quindi dicevo alla fine, lo stress è qualcosa di molto personale. Mi è capitato anche di vivere spose che non sono state stressate fino all'ultimo momento, e poi magari la mattina del trucco stressa a mille. Sì. Quello è quando poi realizzano effettivamente il momento proprio. Ma sì, ma lì poi è una questione, è un mix di stress, emozioni, sensazioni. Quindi è difficile anche gestirle per noi, Su questo poi mi dà tantissimo un aiuto anche la mia assistente che volevo salutare, Ilaria Mancini. Bene, 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 è importante. Sì. Allora, io non vedo che ci sono domande insomma, in particolare, quindi direi che possiamo, anche la mezz'oretta è trascorsa, magari possiamo anche salutare, poi se ci sarà qualcuno, come dico sempre, che commenterà post diretta, qui magari gli rispondiamo. Assolutamente. Va bene, grazie a te. Saluto, è stato un piacere fare queste due chiacchiere con te. Grazie, grazie, spero di vederci per un prossimo lavoro. Sicuramente, ormai è tutto al 2021, speriamo che quanto prima possiamo la nostra, il nostro rapporto. Va bene, grazie, ciao, grazie, buona domenica, ciao Jenny, ciao. Okay.